In una terrina metto 200 g di tonno sott'olio ben sgocciolato. Con i rebbi della forchetta sbriciolo in modo grossolano, unisco la buccia grattugiata di un limone e il succo. Trito finemente un ciuffo di prezzemolo. Aggiungo al tonno. Poi spezzate in modo grossolano delle foglie di basilico. Aggiungo infine una decina di grani di pepe rosa e un cucchiaio di olio. Mescolo per bene per far amalgamare tutti gli ingredienti. E ora lascio cuocere in abbondante acqua salata 300 g di spaghetti. Lascio cuocere per il tempo indicato sulla confezione. Aggiungo al condimento un mestolo di acqua di cottura. Amalgamo il tutto. Quindi scolo la pasta e aggiungo al condimento. Mescolo velocemente, porto in tavola e servo subito. Ed ecco a voi, miei carissimi amici, gli spaghetti tonno e limone, un primo piatto gustoso, profumatissimo e leggero, soprattutto velocissimo da preparare. Un primo piatto che piace proprio a tutti, perfetto quando avete poco tempo a disposizione, ma non volete rinunciare a un piatto ricco di gusto. Provate questa mia ricetta e fatemi sapere.